Questa è sicuramente la mia nuova inquadratura preferita. Ragazzi, bentornati e benvenuti sul mio canale, se non mi avete mai visto. Io sono Jus e oggi siamo qui con il video What I Got For Christmas. Cosa ho avuto per Natale quest'anno, edizione 2020? Come l'anno scorso, avevo appena aperto il mio canale quando ho fatto questo video. Quest'anno lo rifaccio facendo vedere cosa mi hanno regalato quest'anno per Natale e per il mio compleanno. Perché per chi non lo sa, io compio gli anni 2 giorni prima di Natale. Quindi, no, per chi se lo sta chiedendo, non mi fanno un regalo singolo sia per Natale che per il compleanno, me ne fanno separati, perché non sono uno di quei bambini poveretti che gli fanno i regali uniti, visto che compiono gli anni praticamente attaccati. No. Quindi, iniziamo con i regali di compleanno, direi. Allora, primo regalo di compleanno sono stati soldini. Sempre apprezzato i soldini, 50 euro. Poi i miei genitori mi hanno regalato questa cosa fighissima, uno zippo. Perché anche questa cosa l'ho fatto vedere a volte sul mio canale, ma non è. Io fumo, lo so, fa male, non assalitemi, fa male, lo so, ma fumo per l'ansia. E quindi mio padre mi ha regalato questo zippo che è stato il suo primo zippo. Ed è la cosa più figa del secolo. Avevo bisogno di un accendino nuovo e questa è la cosa migliore che proprio. Quindi mi hanno regalato questo qua più le pietrine, perché allo zippo vanno cambiate le pietrine, quindi mi hanno regalato queste che sono le pietrine per cambiare, praticamente una specie di ricarica per le pietrine. E poi ovviamente la ricarica di liquido per lo zippo. Mentre come regalino invece che mi sono fatta io, visto che ho tutti questi accessori per zippo, mi sono comprata questo astuccino in cui tengo tutte le cose per fumare. Questo è quello che mi è stato regalato dai miei genitori. Mia sorella invece mi ha regalato, avete presente quei polipetti che vanno un sacco di moda adesso? Che a seconda di come lo gira la faccina o triste o felice. Ne avevo visto uno ai cinesi e cioè ero tipo andata fuori di testa, lo volevo assolutamente, ma costava troppo. E quindi loro l'hanno trovato su internet e l'hanno preso. Adesso dovrebbe arrivare non so quando. Vorrei potermelo far vedere, ma non ce l'ho. E non vedo l'ora di averlo perché è troppo carino, è troppo carino. Questi erano i regali di compleanno, passiamo ai regali di Natale. Primo regalo, altri soldi, anche quelli sempre graditi. Delle bandane, una è quella che sto indossando adesso, che è di H&M, è a pois, è nera a pois bianchi, l'altra invece è questa qui, che è bianca a pois neri e mi piacciono un sacco. Questa è una cosa che volevo da un sacco di tempo e non potevo comprarmele e quindi me l'ha regalato. Questo è il regalo che mi ha fatto mia sorella. Poi, planner nuovo. Mi piace pianificare le cose, quindi questo è il mio nuovo planner per il 2021. Sperando che il 2021 vada meglio del 2020. Mi piace tantissimo il colore, la copertina è fatta di una vera finta pelle, è stupendo. E c'è molto più spazio per scrivere di quello in cui avevo che ho adesso, quindi sono felicissima di questo qui, mi piace un casino. Quindi non vedo l'ora di usare questo bel mostriciattolo qui. Poi un'altra cosa, se non si fosse capito, sono leggermente ossessionata dalle piantine. Anche se non ho il pollice verde, tutte le piante che prendo muoiono istantaneamente. Non c'è modo proprio. Non lo so, però le mie piante non sopravvivono. Quindi ricorro alle piante finte. Tutte queste sono finte. E anche lei è finta. Ma guardate quanto è carina. Questa la tengo nel comodino. Si potrebbe appendere in teoria, ma siccome c'è il mio gatto che imperversa, tipo l'altro giorno mi ha buttato giù l'albero
e non sto scherzando, mi ha buttato giù l'albero di Natale perché non gli stavo prestando abbastanza attenzione e quindi per ribellarsi ha fatto... Quindi l'atterrò nel mio comodino, sta benissimo, molto aesthetic. Poi abbiamo, vabbè, un paio di cuffie, non so neanche a farvele vedere perché un paio di cuffie, sappiamo tutti come sono fatte, non quelle da gamer che uso per i gameplay, un paio di cuffie normali, auricolari normali, quindi un paio di cuffie. E per finire il grande regalo, quello che non sapevo, tra l'altro l'unico che in realtà non sapevo, e probabilmente il più bello. Una cosa che sicuramente non sapete è che ho scaricato questa app in cui prendo lezioni di scacchi. Perché, a parte che gli scacchi mi hanno sempre affascinato, ma poi ho visto The Queen's Gambit su Netflix e quella serie ha ravvivato un po' il mio interesse per quel gioco e quindi ho appunto iniziato a prendere queste lezioni di scacchi e mi allenavo un po' sul mio telefono, però non era molto comodo. Io non ho mai manifestato la voglia, cioè la voglia, il desiderio di avere una scacchiera, ma i miei hanno pensato di farmene avere una piccolina, portatile, perché si può piegare in due. I pezzi sono magnetizzati, quindi io posso fare così e questi non cadono. Questo è il regalo più bello di tutti, secondo me, cioè veramente. Ho fatto ieri la mia prima partita, ho perso ovviamente, ma perché sono... ho appena iniziato a giocare, quindi non ho ancora idea di quello che faccio in realtà. Tanto amore per il gentile padre e la gentile madre. Grazie mille per questi regali bellissimi. Questa è stupenda, è veramente, quando l'ho visto mi stavano proprio uscendo gli occhi dalle orbite, quindi grazie. Ho parlato troppo, non c'ho più. Ah, ok, quindi questo era quello che mi hanno regalato quest'anno per Natale. Fatemi sapere un po' cosa hanno regalato a voi per Natale, magari, no, ancora meglio, ditemi qual è, io vi ho detto qual è il mio regalo preferito, la scacchiera. Ditemi qual è il regalo preferito vostro che avete ricevuto per Natale. Quindi direi che possiamo concludere qui. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, commentate qua sotto, iscrivetevi al canale, schiacciate la campanella per ricevere le mie notifiche ogni volta che posto. Lascerò qui il mio Instagram perché spesso lascio indizi su cosa saranno i miei video, quindi andate a seguirmi. Spero che abbiate passato delle belle feste e direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!